dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Piero Sghezzi, buongiorno. Non posso non partire dal chiederle come giudica le dichiarazioni che Carlo Barbieri ha rilasciato in questi giorni alla stampa locale in merito da SMT. Allora, Carlo Barbieri giudica insieme al presidente Todeschini che l'operazione condotta su SMT, quindi l'azienda dei servizi municipalizzati di Tortona, per quanto attiene la gestione dei rifiuti nel tortonese, sia positiva. Raccontiamola velocemente. 3 anni fa ASM Voghera acquista un'azienda in forte difficoltà, che è l'azienda dei servizi municipalizzati di Tortona. L'anno scorso, se non ricordo male, quindi acquista il 100% delle quote. L'anno scorso Tortona decide di affidare qualche servizio alla città, alla società stessa, e quindi il pacchetto azionario passa, si suddivide così, 80% Voghera e 20% Tortona. L'obiettivo fondamentale per Voghera era quello di andare a gestire i servizi dei rifiuti dell'acqua nel tortonese. E la gestione dei servizi è affidata ad una società che si chiama gestione ambiente. Tu gestisci una società o quando hai il direttore generale, l'amministratore delegato, o quando hai il presidente. Bene, Voghera, pur avendo l'80% di SMT, dell'azienda dei servizi municipalizzati di Tortona, non ha né amministratore delegato, né direttore generale, né presidente. È quindi un socio comprimario. È come se una nave, lasciatemi dire così, salva dal naufragio un'azienda che è su una scialuppa di salvataggio, e dopo 3 anni quelli della scialuppa di salvataggio guidano la nave e il comandante della porta aerei è a lavare con lo scopripo. Quindi non ha alcun potere decisionale? Non ha alcun potere decisionale. Si vanificano 3 anni di lavoro e di investimenti. Voghera risulta assolutamente ininfluente nella gestione e nelle strategie di questa società. E questo è l'aspetto di contenuti. L'aspetto invece di relazione è altrettanto significativo. Perché? Perché ASMT, invece di far riferimento agli indirizzi strategici della capogruppo e quindi del commissario che in questo momento rappresenta l'istituzione, ha fatto riferimento al partito in cui milita Barbieri, cioè Forza Italia, e ha preso le indicazioni dell'ex sindaco. Quindi noi abbiamo una situazione dove da una parte ASMT ha rinunciato ad esercitare il ruolo che la capogruppo le ha assegnato, e dall'altra parte ad aver nominato 2 membri del consiglio di amministrazione che non contano niente. Gli altri sono gli attori principali del film, i vogheresi sono alla cassa a strappare i biglietti. Ecco, qualcuno un po' maliziosamente si è chiesto come mai lei ha preso così a cuore questa tematica e questa situazione. Sì, perché è una tematica importantissima. Il destino della città ha 2 elementi fondamentali, secondo me. La gestione del suolo pubblico, come bene comune, lo sviluppo economico della città con tutto l'associazionismo che è correlato, e il ruolo dell'azienda dei servizi municipalizzati. Se viene meno il ruolo dell'azienda dei servizi municipalizzati, viene meno una fonte indispensabile, fondamentale di sovvenzione per l'amministrazione comunale. Non possiamo permetterci che ASM vanifichi e renda nullo il suo sviluppo nei prossimi anni del tortonese. Tenete conto poi che ho lavorato per circa 10 anni nelle utility e quindi conosco bene queste tematiche e so valutarne la delicatezza. È un tema delicato che va monitorato molto bene. Barbieri lo sta monitorando molto male. Dunque, cittadini, perlomeno quelli che non sono contenti dell'arrivo di Pomponio, dicono: Pomponio ce l'ha mandato Ghezzi, no? C'è un'equazione che il centrodestra sta distribuendo in città da tempo.
Quindi Pomponio, il commissario lavora male, il commissario l'ha mandato Ghezzi e Ghezzi ha la responsabilità del lavoro negativo del commissario prefettizio. Eppure voi siete scesi in piazza anche contro alcune decisioni prese da Pomponio. Assolutamente, ma infatti noi siamo laici, voglio dire, nel giudizio verso il commissario. Ma ha specificato che il commissario non l'ha mandato Ghezzi, ma l'ha mandato alla magistratura a difesa del voto dei Vogherese. Quindi no. C'è una sentenza del TAR molto precisa. Va anche detto che, e poi ci ritorneremo su questo tema, che oggi Voghera avrebbe potuto tranquillamente avere un sindaco rieletto dagli elettori con un nuovo ballottaggio, ma le schermaglie legali di Barbieri credo che trascineranno ancora per mesi la presenza del commissario Voghera. Il commissario come si muove? Beh, innanzitutto ha trovato un buco pazzesco nel bilancio, 1 milione di euro che il Ministero del Tesoro ha contestato all'amministrazione comunale e che attiene all'aumento delle tasse, quindi ha dovuto confezionare un bilancio di rigore. Poi alcune scelte, come per esempio quella di partecipare al bando per l'assegnazione dei fondi del teatro sociale, sono scelte assolutamente positive, mi sembra anche che le abbia fatte con realismo e credo ci sia stato anche un contributo molto importante dello staff comunale a questo riguardo. Altre scelte come il confermare la volontà di Barbieri di non proseguire per il 2016-2017 sul pre-post-scuola sono scelte che noi contestiamo. L'abbiamo già detto, il perimetro dei servizi sociali lo decide la cittadinanza. Ah, facendo uno sforzo comune, vorremmo mettere a punto una piattaforma e presentarla al commissario stesso. Ecco, siete anche molto vicini a quello che è il tema della sanità locale. Moltissimo, moltissimo, moltissimo. Non stiamo facendo campagna elettorale, noi stiamo facendo campagna per il rispetto dei servizi fondamentali dei cittadini. Abbiamo lavorato molto sull'ospedale di Voghera, abbiamo avuto l'appoggio del PD nazionale, del responsabile nazionale della sanità del PD, siamo andati da Bright, e stiamo andando adesso a visitare un altro personaggio importante che è la dottoressa Pavan dell'ATS, ci siamo detti che a settembre vediamo che cosa è successo. E perché il dottor Bright ci sembra che stia andando nella direzione corretta, sta reimmettendo risorse nell'ospedale Vogherese, che è l'ospedale più importante dell'Oltrepò, e quindi va irrobustito e va qualificata l'erogazione dei suoi servizi. A settembre, con l'approvazione del piano regionale della sanità, ci rincontreremo e vedremo quello che è stato fatto. Per noi è un presidio fondamentale. Indipendente poi da come vadano le elezioni, sia che si facciano che non si facciano, quindi esula, è un obiettivo importante del PD, quello di sostenere la sanità nell'Oltrepò. Metterci sempre la faccia, come senza ombra di dubbio fate spesso voi, scendendo in piazza con le vostre proteste, eccetera, può essere un'arma a doppio taglio, perché c'è chi insinua che lo facciate soltanto per collezionare voti per le prossime elezioni. Allora, la politica viene accusata di non metterci mai la faccia. Noi abbiamo messo la faccia nel pre-post-scuola, abbiamo messo la faccia sulla SM, abbiamo messo la faccia sulla Pirolisi pesantemente, abbiamo messo la faccia sulla sanità. Questo è il nostro modo di fare politica. È chiaro che i cittadini non hanno ancora avuto la possibilità di sperimentare il centro-sinistra nella gestione dell'amministrazione comunale, ma questo è un elemento che attiene alla fiducia e alla credibilità che riusciamo noi ad avere proprio mettendoci la faccia verso la gente. Non ho risposte che si misurino con una serie di promesse. I nostri impegni sono quelli che tutti i giorni svolgiamo e che ci consentono di avere voi davanti a farci le domande, insomma. Parlava prima della sfiducia da parte dei cittadini, no? E lei prima ha citato l'impianto di Pirolisi. I cittadini non sanno più a chi credere e a cosa credere. Il presidente della regione Maroni assicura che non ci sarà, che non verrà realizzato, eppure secondo altre fonti l'iter prosegue gonfie vele. Insomma, lei cosa pensa di questa situazione? Allora, io penso che la Pirolisi può essere un caso assolutamente positivo di come la gente vuole difendere il suo territorio.
Il comitato del no ha organizzato nel tempo una serie di manifestazioni e di azioni che mai nel nostro territorio hanno avuto un'adesione così elevata. Io non ricordo due manifestazioni con 5.000 persone in Oltrepò. Quest'anno erano, secondo me, erano intorno a 6.000, 6.500, 7.000, comunque una manifestazione di massa. Conoscimi di un certo spessore, ormai è un caso lombardo, se non un caso nazionale, anzi è un caso nazionale perché il Senato ha fatto un'audizione sull'inceneritore. E questa io ritengo sia la chiave di volta, cioè io sono positivo rispetto alla possibilità di successo del rifiuto dell'impianto in Arethorbirne. È nato, come dire, un confronto molto molto forte tra tutte le forze politiche locali e i cittadini locali e le associazioni locali da una parte e il centrodestra a livello regionale. C'è una dichiarazione di Maroni estremamente impegnativa. C'è ancora qualche dubbio da parte del Comitato dei No e anche da parte nostra perché la delibera che è stata assunta protegge il territorio dal giorno della sua votazione al giorno in avanti. Resta il tema della retroattività, ma le parole del Presidente della Regione devono in ogni caso essere prese come tali, io dico, perché se non fosse così è una grandissima e gigantesca presa in giro di un territorio. Non sopravviverebbe la Lega e Forza Italia a livello regionale se ci avessero preso in giro così. Non abbiamo alternative che continuare a monitorare con grande, grande attenzione e a prepararci sia alla vittoria finale sia a difendere ancora l'Oltrepò se per caso la Regione dovesse approvare l'impianto. Devo dire che se è così sarebbe una sconfitta gigantesca della politica, oltre che una presa in giro. Non sappiamo ancora bene quando, ma prima o poi, presumibilmente entro fine anno, ci sarà questo ballottaggio, questo famosissimo ballottaggio. L'eterno candidato sindaco com'è? E com'è finito? Difatti è vero, quasi 2 anni che sono. È dal settembre del 14, 2014. Qual è la La battuta è strategia? bellissima, devo dire. Ecco, qual è la strategia che il PD attuerà in attesa di questo ballottaggio? Vediamo se ci sarà, perché noi crediamo che a Roma ci sia un giudice che ci dia ragione, però abbiamo sempre detto che rispettiamo le decisioni della magistratura e la decisione finale non è ancora stata assunta. Lei pensa che ci siano delle figure, diciamo, pavesi che possono essere così influenti a Roma da forzare addirittura l'esito del procedimento? Mi auguro di no, mi auguro di no, mi auguro di no. Noi non abbiamo mai lavorato, ci mancherebbe altro, ad influenzare i giudici. Abbiamo sempre avuto rispetto delle decisioni che hanno assunto e il risultato è venuto da solo. Quindi, crediamo nella magistratura e crediamo anche nella competenza ovviamente del Consiglio di Stato. Addirittura lì la Corte è di 5 giudici e non di 3, quindi abbiamo ampie garanzie che ci sia approfondimento. Come imposteremo la campagna elettorale se ci sarà? E noi ci dobbiamo augurare che ci siano e faremo di tutto perché ci siano, come l'ex sindaco che sta mettendo i bastoni tra le ruote. Sarà una campagna non tra schieramenti, ma una campagna tra credibilità dei due candidati. Ci sarà un confronto tra la credibilità di Barbieri, tra quello che ha dimostrato di fare e non saper fare, e la credibilità del candidato di centrosinistra. Sarà un confronto tra i contenuti, sarà un confronto tra le attività e le iniziative che in quest'anno noi abbiamo messo sul campo e tra le bugie che ha raccontato Barbieri nella realizzazione del suo programma elettorale. Non posso non ricordare, e l'abbiamo fatto negli ultimi mesi, il famoso slogan, le cose che non faremo mai sono l'aumento delle tasse e poi 15 giorni dopo l'elezione le ha fatte. Non posso non ricordare
la raccolta differenziata che avrebbe dovuto partire ed è partita molto molto a rilento, non posso ricordare la vera stazione e così via. Il suo impegno sull'ospedale è stato molto molto modesto, insomma, no? Noi ci siamo dati da fare parecchio di più. Quindi il confronto non è un confronto tra centrodestra e centrosinistra, che sicuramente restano, no? Come schieramenti di base dietro, ma il confronto è tra la validità di due persone. Vedremo cosa decideranno i vogheresi, insomma. Dunque, lei è ancora vicepresidente dell'associazione Vogherè. Le posso chiedere di fare un bilancio di questi primi mesi di attività? Perché l'abbiamo seguita con attenzione, no? L'attività di questa associazione, e a mio parere ci sono state iniziative particolarmente interessanti. Lei è soddisfatto? Io sono molto soddisfatto di come Vogherè si è mossa in questi mesi. E devo dire che l'ho fondata insieme ad altri candidati della lista civica. Partecipo all'attività, ma la responsabilità soprattutto dell'attività culturale è affidata non a me. Noi siamo arrivati, penso, a 12 o 13 eventi. Per 2 mesi abbiamo fatto un evento alla settimana. Stiamo adesso discutendo l'attività per giugno, luglio e settembre. Abbiamo un sacco di richieste. L'associazione è diventata un riferimento significativo per la città, ma non solo di quel target di persone, diciamo così, che solitamente fanno riferimento alla sinistra culturale, no? Esatto, è diventato un target per molte, molte facce nuove. Noi ci siamo trovati ad avere 70, 80 persone, 100 persone, 120 persone quando facciamo le manifestazioni ad Adolescere, che hanno poi consentito all'associazione, che è partita con 20, 21, 22 soci fondatori, siamo arrivati a circa 150, no? E con incrementato. Quindi insieme alle altre associazioni culturali di Voghera, rappresenta un elemento di novità insieme, di capacità di coinvolgimento dei cittadini vogheresi che si sentono ancora di dare il loro contributo allo sviluppo della società, cioè a pensare ad una città nuova. Condividendo questo, tenga conto che l'associazione è un'associazione estremamente libera, insomma, non, dal punto di vista politico c'era chi era favorevole al referendum sulle trivelle, chi era contrario, chi sarà favorevole al referendum costituzionale, chi sarà contrario, quindi è un'associazione laica molto Lei aperta. cosa voterà? Io voterò sì, ovviamente, al referendum, perché credo che lo sforzo che sia stato fatto dal Parlamento debba essere premiato ed è un'occasione unica che non avremo più. A proposito di novità, per concludere, da qui al ballottaggio, il PD, la lista civica Ghezzi condivideranno con la cittadinanza alcuni nuovi progetti? Noi, esatto, mi consente di creare un po' di suspense, esatto, di mistero intorno a queste cose, ma credo che tra metà giugno e metà luglio, fine luglio, 4 o 5 azioni molto importanti, perlomeno nelle nostre intenzioni, a favore della città, del suo sviluppo, a protezione delle associazioni e qualche progetto non di poco conto che coinvolga gli enti più importanti di Voghera e dell'Oltrepò, possa essere varato dal PD, dalla lista civica e dall'associazione. No, 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 non vi voglio dire niente perché non ho ancora la sicurezza di poterli varare, non abbiamo ancora sicurezza di poterli varare nella loro dimensione e quindi abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo, ma ho l'impressione che ci vedremo presto. In chiusura, questa volta sul serio, prima abbiamo parlato della sua strategia per i prossimi mesi, ma lei che idea si è fatto sulla strategia di Barbieri? Secondo lei quale tipo di strategia sta seguendo l'ex sindaco oggi? Ma l'impressione che ho, non è un'impressione, devo dire che il tempo, credo che Barbieri, una delle ragioni per cui si muova rallentando al massimo e facendo ostruzionismo sugli organi della giurisprudenza amministrativa, sia quella di trovare le motivazioni, le argomentazioni per riannodare la spaccatura del centrodestra. E
e quindi che, come si dice in politica, ritenti di imbarcare la Lega e la lista civica che fa capo al dottor Toriani. Quindi si muove soprattutto, e l'abbiamo visto co cosa è successo con la Lega stessa, fa un accordo con il consigliere regionale Ciocca, che poi a sua volta viene destituito da commissario, ne arriva un altro e così via. La differenza fondamentale tra me e Barbieri è che noi ci muoviamo con la gente, lui si muove attraverso, o tenta di muoversi attraverso accordi di vertice. Apparentarsi con la Lega vuol dire far uscire dal Consiglio Comunale, penso 4 o 5 degli attuali consiglieri comunali che sono in maggioranza, perché il numero non cambia, quindi ci sono i consiglieri, quindi ci restano. La Lega, se non abbiamo fatto male i conti, avrebbe a disposizione 4-5 consiglieri, quindi cioè la strategia del primo turno, quella della frammentazione delle liste, del numero delle liste per trasformare il voto politico, lasciatemi dire, in voto amicale, cozza con con la strategia del ballottaggio e dell'apparentamento. È anche vero che l'apparentamento sulla carta consentirebbe al centrodestra di prendersi 2.300-2.600 voti della Lega, quindi è chiaro che il simbolo ha una sua forza. Però il ballottaggio non è matematica. Il ballottaggio non è matematica e l'abbiamo già visto l'anno scorso, insomma, hanno pareggiato di fatto, no? Poi ha vinto Barbieri, però insomma è un pareggio. E Toriani partiva da una posizione sicuramente non così forte come poteva essere sulla carta la posizione di Barbieri, che aveva 1.500 voti di vantaggio. E quindi ci sono due modi di fare politica. Centrodestra fa la politica che sa fare bene, devo dire, che è la politica del clientelismo, la politica dell'accordo diretto. Noi facciamo una politica diversa. Vedremo poi alle elezioni chi avrà ragione, insomma. Grazie. Grazie a voi, buonasera.